Ora vediamo l'equazione di stato dei gas perfetti. Si tratta di questa formula qui che si riferisce a uno stato qualunque del gas, per esempio lo stato A, dove il gas ha questa pressione P generica, ha un certo volume, una certa temperatura e un certo numero di moli che rappresentano la quantità di gas. Per adesso ci basta sapere che le moli sono una misura alternativa ai grammi, per indicare la quantità di gas. Come vediamo, l'equazione di stato dei gas perfetti non è una legge di trasformazione perché non contiene due stati, non è che fa passare da uno stato del gas A a uno stato B, ma esprime una relazione fra le grandezze fisiche del gas, quindi pressione, volume, temperatura, e anche la quantità di gas, le moli, quindi una relazione fra queste grandezze fisiche in uno stato qualunque, in uno stato singolo. Come per esempio questo stato, pressione, volume, temperatura, moli. Quando è utile questa formula, l'equazione di stato? È utile quando noi di queste quattro grandezze fisiche ne conosciamo tre e attraverso questa formula possiamo trovare la quarta. Per esempio, si potrebbe conoscere di un gas la sua pressione, il volume e la quantità, cioè il numero di moli, ma non la temperatura. Allora, utilizzando questa formula, si fa la formula inversa e si ricava la temperatura. Oppure si potrebbero conoscere pressione, volume e temperatura, ma non le moli. Quindi, conoscendo queste tre grandezze fisiche, con la formula inversa si ricava N e si ricavano le moli e così via. R è una costante, dopo la ricaveremo e adesso vediamo come si dimostra questa formula. Per dimostrarla, immaginiamo un gas che si trova inizialmente in uno stato A, generico, dove PVT sono la sua pressione, volume e temperatura e di voler portare questo gas in condizioni normali. Le condizioni normali vuol dire che il gas deve avere un'atmosfera di pressione e una temperatura di 0 gradi centigradi, cioè 273 Kelvin. Questo per definizione vuol dire condizioni normali, che indichiamo P0, V0, T0, T0 273 Kelvin, P0 un'atmosfera, il volume in condizioni normali, V0, vale n volte il volume molare. Allora n è il numero delle moli e il volume molare vediamo che cos'è. Il volume molare si riferisce a una mole, quindi se abbiamo una sola mole di gas, non sappiamo ancora che vuol dire moli, però immaginiamo semplicemente che le moli è una misura della quantità di gas. Quindi se prendiamo una mole di gas, allora il volume che occupa questa mole di gas in condizioni normali, cioè a 0 gradi centigradi di temperatura e un'atmosfera di pressione, è un volume detto volume molare di 22,4 litri. E questo per ogni gas perfetti, certamente devono essere perfetti, cioè lontani dalla condensazione, ma possono essere miscele di gas come l'aria, gas nobili e così via. Qualunque gas non è importante. Sempre 22,4 litri occupa una mole di gas a 0 gradi centigradi e un'atmosfera di pressione. Ma se noi abbiamo in generale n moli, come è il nostro caso, allora il volume che questi n moli occupano a 0 gradi centigradi e un'atmosfera di pressione sarà semplicemente n volte 22,4 litri. Questo è intuitivo perché a parità di temperatura e pressione, un'atmosfera a 0 gradi centigradi, se una mole occupa 22,4 litri, due moli occuperanno il doppio del volume, tre moli il triplo e così via. Quindi il gas in condizioni normali occupa un volume che è n volte il numero delle moli per il volume molare. Per eseguire questa trasformazione dal generico stato A, che io ho disegnato qui, allo stato detto condizioni normali, utilizziamo la solita legge di trasformazione che abbiamo già dimostrato, e cioè che pur cambiando pressione, volume e temperatura singolarmente, la combinazione P per V diviso T rimane costante, rimane uguale. Quindi P per V diviso T nello stato A iniziale è uguale a P0 per V0, cioè per n volte il volume molare, 22,4 litri, diviso T0, cioè 273 Kelvin. Quindi è uguale alla combinazione PV diviso T in condizioni normali. A questo punto andiamo a sostituire i valori numerici. P0 è un'atmosfera in condizioni normali, T0
T0 è 273 Kelvin, sappiamo che il volume molare è 22,4 litri, un'atmosfera per 22,4 litri diviso 273 Kelvin, questa cosa incorniciata in verde, si chiama costante dei gas perfetti e vale 00821, basta fare il calcolo, atmosfera litro diviso Kelvin, spesso si aggiunge mol, anche se la mole, come vedremo poi più avanti, è una unità di misura finta, fittizia, quindi si può togliere o mettere. Inoltre noi possiamo cambiare l'unità di misura, passare dalle atmosfere ai pascal, passare dai litri ai metri cubi, e allora questa costante dei gas perfetti la possiamo esprimere anche in joule, su mol Kelvin. Come si fa l'equivalenza? Al posto dell'atmosfera si scrive 101.300 pascal e al posto del litro si scrive il decimetro cubo, che è un millesimo di metro cubo. E quindi questo calcolo diventa 00821, questa è l'atmosfera, 101.300 pascal, pascal vuol dire newton diviso metro quadrato, al posto del litro 10 alla meno 3 metri cubi, mol Kelvin, mole Kelvin lo ricopiamo, e che cosa rimane? Newton per metro è l'unità di misura, quindi joule diviso mole Kelvin, e il risultato numerico è 8,31. Quindi ecco dimostrata questa equivalenza. Quando è che utilizziamo il valore dR con le atmosfere litri e quando è che utilizziamo quest'altro valore con i joule? Utilizziamo atmosfere litri quando il contesto, il problema, ci fornisce volume e pressione in, pressione in atmosfere e volume in litri. Utilizziamo invece quest'altra espressione per R, quella con i joule, quando il problema ci propone pressioni del gas in pascal e volumi in metri cubi. Torniamo alla dimostrazione che avevamo interrotto qua. Avevamo detto che P per V diviso T nello stato iniziale era uguale a questo calcolo qua, quindi R per N, N per R, N per R. A questo punto portiamo la temperatura dall'altra parte e otteniamo P per V uguale N per R per T. T naturalmente sempre espresso in Kelvin, mai in gradi centigradi, del resto non avrebbe senso in gradi centigradi, perché se esprimiamo la temperatura in condizioni normali in gradi centigradi, qua viene 0 gradi centigradi al denominatore, che è pure una cosa assurda, non si può dividere per 0. Dunque abbiamo dimostrato l'equazione di stato dei gas perfetti, P per V uguale NR per la temperatura in Kelvin. La stessa dimostrazione la possiamo vedere in questo file della formula equazione di stato gas perfetti, PV uguale NRT, N è il numero di moli. Consideriamo N moli di un gas perfetto che passa dal generico stato A allo stato detto condizioni normali, quindi pressione volume diviso temperatura è uguale prima e dopo. Ma in condizioni normali la pressione P0 è un'atmosfera, la temperatura è 273 Kelvin e il volume è n volte il volume molare, perché il volume molare, 22,4 litri, è quel volume che occupa una mole di gas in condizioni normali. Sostituendo questi valori, quindi un'atmosfera 273 Kelvin, n volte 22,4 litri, in questa equazione di prima si ottiene P per V uguale NRT, dove R è la costante dei gas perfetti, vale questo valore se usiamo le atmosfere ai litri, quest'altro valore con i joule.